una ricorrenza religiosa che si è trasformata in una festa a suon di musica. È successo a Capoliveri domenica 7 settembre. Protagoniste le religiose dell'Ordine delle Oblate, catechiste piccole serve dei poveri, che sono a Capoliveri dal settembre del 2010, e i musicisti della Fisiorchestra Marchigiana di Castelfidardo. Questi ultimi, la sera precedente, erano stati apprezzatissimi protagonisti di una serata musicale in piazza Matteotti, rimanendo a loro volta sorpresi dalla proverbiale ospitalità capoliverese. Venuti a conoscenza del fatto che il giorno dopo le suore, dopo ogni messa, avrebbero offerto un piccolo rinfresco fuori della chiesa per festeggiare i 100 anni della loro fondazione e per ringraziare la comunità capoliverese per l'accoglienza ricevuta, il presidente della Fisiorchestra, Marcello Borselli, ha telefonato agli organizzatori dicendo che i suoi ragazzi avrebbero avuto piacere di rendere omaggio alle nostre suore facendo una suonatina dopo la messa delle 11. I fisarmonicisti si sono così presentati con tutto il gruppo delle fisarmoniche al completo, con due tamburi e il direttore che li dirigeva. Quando le suore hanno saputo che quei bravi musicisti erano lì per loro, hanno pianto di gioia e di commozione. Ma come tutti gli africani, hanno dimostrato di avere la musica nel sangue e non hanno resistito al ritmo. Sono partiti quindi una serie di canti religiosi nella loro lingua, le suore sono originarie del Benin, attirando decine e decine di curiosi che hanno praticamente bloccato via Roma davanti alla chiesa, pronti ad applaudire.